Concludiamo il nostro approfondimento sul rendiconto richiamando l'attenzione su quello che è lo stato patrimoniale e il conto economico che per l'appunto accompagnano il documento di rendiconto dell'ente locale. Sappiamo che c'è stata una novità normativa per cui i comuni sotto i 5.000 abitanti possono non tenere stato patrimoniale e conto economico, ma usufruire di un documento semplificato di stato patrimoniale. È necessario però richiamare l'attenzione sul fatto che per redigere uno stato patrimoniale è comunque necessario essere in possesso di un inventario comunale aggiornato e redatto nel rispetto delle nuove norme e nuovi principi dettati dall'armonizzazione contabile. E che per redigere uno stato patrimoniale, seppure esso semplificato, è opportuno aver effettuato una costruzione di stato patrimoniale negli anni precedenti. Chiudendo il capitolo della metodologia semplificata, si richiama brevemente l'attenzione su quello che è stato patrimoniale e conto economico ordinario, diciamo, per cui diventando documenti obbligatori alla costruzione per la costruzione del rendiconto assumono un'importanza di primo livello. Ricordiamoci inoltre che insieme all'inventario viaggia quello che è la nomina dei consegnatari dei beni, quindi dei soggetti responsabili del patrimonio riferito a beni mobili e immobili dell'ente. Ricordiamoci che l'armonizzazione ha introdotto la necessità di andare a tracciare quelle che sono le immobilizzazioni finanziarie e anche quelle immateriali, compresi i diritti reali. Trattiamo quindi sì di argomenti già conosciuti, ma che devono essere curati con maggiore attenzione nel rispetto delle nuove norme.